lasciando che tutti facciano, come so dire, la loro parte, che ci sia legittimo riconoscimento di voce da parte dei disoccupati, ma come diceva anche bene il senatore prima, il nostro diritto di fare la nostra assemblea qui stasera. Un ringraziamento va alle forze dell'ordine per quello che fanno, per il modo in cui bisogna dire che dal punto di vista dell'ordine pubblico non restava preoccupazione. Grazie a tutti, io ricevo la parola. Adesso Carlo. Io penso che non c'è bisogno di una risposta, perché adesso penso che la quinta volta che ci vediamo, la quarta. Decimente noi agiremo. Allora, io riprendo da dove ho lasciato, facendo un elogio alla nostra lista, facendo un elogio alla nostra coalizione, a Francesco, perché noi a Casoria, come Avi, Italia dei Valori, FLI e PD, abbiamo avuto una grande impressione. Abbiamo messo da parte gli interessi particolari, le differenze specifiche che pure ci sono, per guardare all'obiettivo generale, che è l'interesse dei cittadini di Casoria. La nostra coalizione è il punto di partenza di un progetto che piano piano dovrà registrare un'inversione di tendenza della mentalità con cui da diversi anni si guarda la politica della nostra città. È fondata da partiti che hanno un'identità politica strutturata, un'etica ed una morale ben consolidate. Altra cosa sono le formazioni raccogliticce, è frutto di alleanze per interesse personale, incollate in occasione delle elezioni amministrative. Liste civiche senza risparmio, pur di vivere, mantenere in piedi rancori, ricatti, rabbia, voglia di rivincita del centro-destra. Stasera la presenza di Francesco Rutelli, oltre che farci piacere ed essere un onore, ci fa capire che le elezioni amministrative di domenica prossima sono importanti, io direi importantissime, ed hanno una valenza anche nazionale. Pensate che si vuole in grandi città come Milano, Torino, Bologna, e Casoria non è ultima, forse è una delle più grandi dopo queste quattro. Importante perché? Perché noi vogliamo dare una risposta a Berlusconi. Una risposta a Berlusconi che ci sta tartassando e mortificando con i suoi tagli alla scuola, alla sanità, ai trasporti. Berlusconi non ha fatto altro che tagliare, tagliare senza nessun investimento. E questo lo diciamo anche ai disoccupati, perché ci vuole investimento per trovare lavoro. Con il federalismo fiscale a Casoria arriveranno 3 milioni di euro in meno. E alla provincia di Napoli 27 milioni in meno. Quindi noi del sud ormai siamo proprio alla periferia dell'Italia. Quindi sono sicuro che il 15 e 16 maggio noi faremo arrivare forte la nostra voce democratica contro il governo, vincendo le elezioni, rafforzando la coalizione e portando sempre più avanti il nostro partito e l'alleanza per l'Italia. Forse per modestia non ricorda rispetto alla problematica del liceo Gandhi, che è in via di risoluzione proprio grazie a quelle che sono state le sue continue interrogazioni al Consiglio provinciale. Dicevamo prima della lista dell'API, che è piena di persone per bene, che hanno consenso sul territorio e che sono certo cattureranno grandissima amicizia e seguito da parte degli elettori, un seguito onesto, pulito, come sono loro. Accanto a loro però c'è una guida politica che garantisce autorevolezza, esperienza e che sta dando a tutti i candidati in questa delicata fase della campagna elettorale una grossa mano dietro le quinte. Mi riferisco a